Un incontro d'amore che però porta con sé un grande bagaglio di amicizia, perché questa cosa tragica che avviene all'inizio del film è, come dire, è la perdita di un amico. E cosa succede nel momento in cui quell'amico è l'intero mondo della persona, quando la perdi, quando perdi questo amico, cosa fai? Cosa ti obbliga la vita a fare? In sostanza Marco prova in un certo senso ad onorare la vita dell'amico tentando di continuare la sua vita, e però ovviamente non puoi continuare la vita di un altro, non ce la fai fino a un certo punto, poi dopo la vita stessa ti dice: oh, svegliati. Storie di donne che sono venute in Italia da paesi diversi, Cina, Bulgaria, Tunisia, Serbia e Croazia, e sono riuscite a integrarsi perfettamente nel tessuto sociale italiano, dando vita a delle imprese di successo. La cosa che mi piaceva raccontare era proprio questo cambio di identità, questo trovarsi in un nuovo paese e quindi doversi emancipare da un vecchio sé e riuscire a trovare una nuova identità in un paese diverso, con una lingua diversa, con una cultura diversa. Queste donne, a differenza di tanti altri stranieri, ci sono riuscite. So it's my first film, it's a debut. And the inspiration came from the kids, they came from the village, because many people, when they see the film, maybe they think that the inspiration was the Olympic Village, but the main idea was I wanted to tell a story about a group of kids who live in an abandoned place, and I found the Olympic Village, and it suited so well the film, because it's a dystopia that came not because of a disaster or of a war, but it came because of the Olympic Games, and I found this a very interesting place to put the stories of the kids.